Ciao a tutti ragazzi, siamo tornati con la parte numero 7 del Let's Play di Mark of the Ninja. Stavamo andando a caccia di Karajan, però il generale Kelly sta per mettersi fra i piedi, quindi io direi di ucciderli così, uno e due, visto che molto intelligentemente sono tutti diretti dalla stessa parte. Questo qui mi stava per vedere. Che culo. Io temo di non riuscire a fare la missione dell'impiccato. Lo temo seriamente. Cosa c'è di qua? Un rotolo. Preso. Sono bellissime queste frasi. Ok, sono di qua. Che cazzo, ne sapevo che c'era uno in fondo. Hai rotto i coglioni tu. Ok, lì non posso passare. Allora passeremo di qui. A sniper can end Un your mission cecchino with basta un just colpo one per shot. farti fuori. We'll need to find a way to block his scope. Ha ragione. Ah, si può passare per di qua. Non so se è stata una buona idea, eh. Sì, ma no, non è un problema. Perché pensavo che ci serviva il suo corpo per disattivare il laser, invece no, no, no. Allora, dobbiamo usare questo per bloccare la sua visuale. E lui ovviamente non se ne accorge. Cioè, c'è qualcosa in mezzo al suo mirino e no, lui rimane fermo perché non se ne accorge. Coglione. Merita di morire. Adesso appena lo raggiungo. No, aprila. Ok, bravo. No, sbagliato. Allora. Artefatto. Quanti hai il QO? Due. No, ne ho mancato uno, no! Tristezza infinita. Io torno indietro nella. No! Così ragazzi, faccio un bellissimo taglio e vi faccio vedere dove è. Mi rifaccio tutto il livello e vi faccio rivedere dove si trova il secondo coso, il secondo rotolo che mi sono perso. Taglio. Ehi, questa potrebbe essere l'occasione per. Ok, ho finito già una delle missioni, ma ancora non ho trovato il rotolo. No, 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 non di passapedali, no, 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 no. Ok. Taglio. Qua non ci sono andato prima però, eh. Ah ah. Raven No. vanished.
explain literally. Non ci credo! Avete visto che pelo? Madonna! James Bond! Ok ragazzi, taglio e ritorno a dove ero prima. Ok ragazzi, era questo il punto in cui ci siamo fermati. Sì, il corridoio è bloccato. Ne sono io! Pelo. Qui non possiamo andare, vero? No, non possiamo andare, quindi andiamo su. Qui c'è il cecchino. Ma c'è. Il cecchino basta un colpo per farti fuori. Ma trovo un modo alternativo di bloccare questa gittana. Questo pezzo, scusate se lo rifacciamo, ma tanto ci metto molto poco, come potete vedere. Guardate come saltello. È indice del fatto che ci metto molto poco. Balliamo di fronte al raggio rosso per dimostrargli che non può nulla contro di noi. Guardate come come si dice, smanetto con la serratura con velocità esemplare. Ora, eravamo rimasti che dovevo punire severamente quel ladro. Ma tanto, come avete potuto vedere, ho finito la missione dell'impiccagione, da me rinominata così. Ok, qua già non ci eravamo arrivati. No, non mi guardare! Ehi! Non è servito a niente. Siamo a 7 minuti appena. Ah, figata. Non posso distruggere la luce, quindi uso questo per oscurarla. Epico. Fantasmino. Fantasma formaggino. Spalmi sul panino. Il panino. No, il panino. Ok. Nascondi. Perfetto. Ah, ecco. Ancora non capisco cosa serve questa cazzata delle luci delle porte, però vabbè. Raggiunge la fine senza distruggere nessuna luce. Devo uccidere Kelly senza attivare l'allarme. Questo è poi finito il livello 100%. Eccolo lì. Vieni fuori, piccolo ninja. Ecco l'uomo che ha guidato l'attacco contro il clan. Resta solo lui tra noi e Karajan. Con quanta rapidità il serpente è diventato un topo. Lentissimamente, nel caso. Ah, capito adesso, serpente è diventato un topo. Perché prima il predatore, adesso la preda. Ehi, ma qui c'è un cecchino. Ciao, cecchino. Ciao. Non ti ha tutte queste leve? Questo qui sinceramente non ho capito cosa ha fatto. Non ho visto, però. Mi sa che ha disattivato un laser in alto a destra. Comunque, sicuramente possiamo buttarci lì in mezzo, tipo YOLO, a ucciderlo. LOLO, non c'è troppo. Che va. Magari ho beccato lui. Se sì, mi mette a ridere. Procedimento esattamente opposto. Sì, è servito a spegnere la luce. Figata.
Quindi, Kelly, sei pronto alla morte? Dove vuoi che ti infili la spada? Per tutti i sensi in cui passi intesa questa frase. Conosco un posto molto letale. Danger, high voltage. Ciao, Kelly. Zack. It looks like Karjan got a reprieve. And so did you. L'altro livello è finito al 100%. Gioca al livello successivo. Visto che siamo solo a 10 minuti e mezzo. Quanti belle cose. Un'ombra sfuggendo. Uccidi i nemici ignari prendo X mentre ti trovi in nascondiglio. Mentre ti premi un per correre, premi X per effettuare una scivolata e far cadere i nemici. Questa qui, sinceramente. Ah, bella questa qui di impiccagione. La prendo subito. Ah, qui altri attacchi. Triboli. Una volta lanciati trafiggono i piedi di chiunque li capesti. E potenziamento mine. Mine a puntite più leggere che non provocano rumore quando toccano per terra. Poi abbiamo il potenziamento della bomba fumogena. È stata aggiunta alla nube di fumo una polvere soffocante in grado di mettere al tappeto tutti i nemici che non indossano maschere antigas. Un fusibile modificato consente di far esplodere a distanza la bengala. Allora, io prenderei questa. Più modi abbiamo di uccidere i nemici, più ci sarà comodo. Nuovo costume. Il cammino del silenzio. Correndo non provochi rumore e puoi portare due oggetti cradiversivi. Tuttavia non c'è più spazio per una spada. Ma siamo matti. Ma mai. Ogni costume ha un lato positivo e un lato negativo, che è il bilancio. Alla fine i costumi in realtà non l'ho usato, quindi mi prendo ancora questo. Oddio, che spalla della Madonna che ha. We've tracked the Counter's stronghold in Eastern Europe. He may be cornered, but be careful. He's sitting on a stockpile of weapons with his best troops surrounded. Quindi non è sicuro al 100% che l'inchiostro faccia impazzire. Nessuno è mai sopravvissuto tanto da poterlo testimoniare. This is your final mission. Stay sharp. This is the one they'll remember. La nostra ultima missione, a quanto pare. Missioni. Uccidi furtivamente tutte le guardie delle catacombe. Sì. Cerca di infiltrarti nel castello senza essere individuato. Pff, bazzecole. Sfrutta un cadavere come esca per attirare una guardia e ucciderla. Già questa può essere un po' complicata, ma neanche poi tanto. Ora possiamo prendere un corpo e impiccarlo così. Apriamo la serratura giusto per non usare la porta. Che è una cosa molto intelligente, dovete farlo tutti. Voi dovete aprire. Quando dovete entrare in casa, aprite la porta a chiave. E poi entrate dal condotto di aerazione. Così che si fa. Ehi, adesso posso distruggere le luci! Evviva! Non ci credo, sono riuscito a saltarli oltre. Allora. Questi temporali di tanto in tanto ci riveleranno. Quindi devono stare costantemente attenti. Devo stare costantemente attento, perché sono io che gioco, non voi. Perché io l'ho pagato questo gioco. Ok, basta. Ho smesso di farvi sentire inferiori. Tre leve. I tuoi sensi si sono acuti. Concentrati, sei in grado di percepire tutto quello che ti circonda. Anche attraverso le mura. Ah, sì.
Figata. Ho ottenuto un nuovo potere. Minchia. E come faccio a sapere quale? Aha. Ok, quella era proprio quella da non premere. Non ci credo, raga. Ok, era questo. Che culo. Attrezzature per le truppe di Karajan. Ah, vabbè, ma siamo soltanto per prendere punti. Ah, ok. Ehi, Topolino, muori! No, che brutta cosa che ho fatto. Non fatelo mai, ragazzi. Non uccidete i Topolini. Sono anche loro esseri viventi. Ma i ninja non frega. Come facciamo arrivare fin lì? Facciamo, ce la facciamo. Ok, è arrivato il momento... No, dai. Questa qui è l'occasione per fare la nostra terza missione. Ora la guardia vedrà il corpo e io la ucciderò. No, aspetta. Attirare una guardia e ucciderla, ok. Dovrebbe funzionare allora. Dai, muoviti. Ora vedi il corpo. Sì! Nuovo stile. Oh, ho sbloccato un nuovo costume, figo. Comunque finirò il gioco al 100%, quindi sbloccherò tutti i costumi, tutte le armi, tutto. Tutto lo sbloccabile. Artefatto! Ottimo, la porta è aperta. Nascondiamo nella vasca da bagno così almeno si pulisce un po'. Che poi perché non tenere delle vasche da bagno così a caso in un posto come questo? Non ha senso. No, non mi hai visto, scherzetto. Ah, da qui. Per rifare la missione. Ah no, ok. Me lo contava come già fatto. Allora, quanto siamo? Come 18 minuti? Ma quanto tempo ho perso? Sono già qui da 8 minuti, non ho fatto un cazzo. Ora speedrun proprio. Speedrun, ma però... Oddio, ho detto ma però. Però con concentrazione e senza andare di fretta. Se no, moriamo. E io non voglio morire, perché la morte è una cosa brutta. Insomma, dipende dai punti di vista. Voi avete sentito una luce rompersi? Io no. Ma sì, dai, fammi un favore, muori. Non vado a nascondere questi due corpi perché non ne voglio. C'è chi infettate castello senza essere individuato. Sì, ho finito un'altra missione. Uccidi effettivamente tutte le guardie delle catacombe. Tranchi, una cagata sarà. Le ombre saltano da un parapetto all'altro. Che cazzo?
non capivo come salire. Sì, so come trascinare una cassa, ne ho trascinati tante nella mia vita. Ho giocato a Legend of Zelda. Azai parli di te come del campione. Sai invece come viene chiamato il passato il possessore del marchio? Colui che è stato separato? Separato da cosa? E perché Azai mi ha chiamato con un altro nome? No, questo è il mio di cane. Non mi ha creduto. Azai refers to you as the champion. But do you know what they used to call the ones who got the mark? The seven. No, quale luce rotta? Io non ho sentito proprio nulla. Demacia! Ehi cane, tu hai visto tipo un ninja trascinare un soldato? Io no. È arrivato il momento di usare il mio oggetto, il bagliore crea diversivo! Fuck. Però fa delle belle luci. Sei morto. Sonno del segugio, allora avevo ragione, non li uccide. Però io devo finire la parte. Se c'è una sfida la faccio, se no termino la parte. Ok, facciamo che qui ci vengono un'altra volta. Vabbè, facciamo che io termino qui la parte numero 6, giusto? Del Let's Play di Mark of the Ninja. Se il video vi è piaciuto cliccate quel pollice che punta verso l'alto. Io vi saluto e ci vediamo alla prossima. Ciao ragazzi.